Sindaci agrigentini a Roma oggi a protestare per quella che ritengono sia l'ennesima ingiustizia nei confronti di un territorio da decenni penalizzato, arrivata con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La delusione maggiore riguarda l'opera ritenuta strategica per lo sviluppo del territorio, ossia il completamento dell'anello autostradale da Castelvetrano a Gela, come evidenzia in questo collegamento video il sindaco di Sciacca, Francesca Valenti. Tra l'altro, completamento che c'era stato promesso, abbiamo fatto diverse riunioni con i sindaci, tutti i sindaci della provincia, ma siamo fuori da tutto, cioè la provincia di Agrigento non è dentro nessuna delle cose e non possiamo accettare quello che viene detto: siccome non sapete spendere, non vi possiamo dare soldi. Questa mattina non funziona così. Stiamo qua a rappresentare le esigenze dei nostri cittadini, che sono cittadini al pari di quelli delle altre province e delle altre regioni d'Italia, e questa mattina non abbiamo avuto neanche un'adeguata accoglienza, perché noi rappresentiamo delle istituzioni e invece non ci hanno accolto come tali, cosa che devo dire ci ha contrariato non poco. Francesca Valenti a Roma a protestare assieme ai colleghi agrigentini, ma a Sciacca non sono mancate le polemiche con gli ex consiglieri Bono, Milioti, Cognata, Caracappa, Maglienti, Bentivegna, Monte e Sant'Angelo, che hanno fatto notare come il sindaco sia andato a Roma a protestare contro il suo stesso governo e come la protesta per l'esclusione della provincia di Agrigento dal Recovery Plan sia comunque tardiva, posto che il piano è già stato approvato e che probabilmente, dicono dall'opposizione, era necessario investire della questione per tempo ai parlamentari di riferimento. Francesca Valenti così replica. Sono stati investiti i parlamentari, adesso non ne facciamo una questione politica saccenze, perché non è una questione politica saccenze e non è accettabile un ragionamento di questo tipo. Siamo qua perché rappresentiamo tutto il territorio della provincia, a prescindere dalle appartenenze politiche, che siano di destra, di centrodestra, di sinistra o di centrosinistra. Questo non è un discorso che viene oggi soltanto fatto. Abbiamo lavorato per mesi, abbiamo avuto interlocuzioni per mesi, abbiamo avuto rassicurazioni per mesi sul fatto di essere tenuti in considerazione e invece apprendiamo che così non è. Quali sono le aspettative di questa protesta che voi avete attuato oggi? Intanto far capire che i nostri cittadini sono cittadini uguali a tutti gli altri, che noi siamo istituzioni come tutti gli altri, che non ci possono essere cittadini di serie C, di serie D, che non ci possono essere sindaci di serie C o di serie D, e quindi non è una protesta che si ferma qua, perché fin tanto che di questo non ci si rende conto, questa protesta andrà avanti. Su questo siamo tutti assolutamente d'accordo e non ha nulla a che fare con una connotazione politica.